La semplicità è la visione che guida il progetto. Tutte le scelte sono improntate a una sobrietà concettuale e costruttiva, che rifugge l'approccio monumentale e mette piuttosto l'accento sui caratteri di accoglienza e naturalità del luogo. La nuova chiesa è soglia tra città e campagna, condizione che il progetto intende preservare proponendo un patto che sia valore identitario per la comunità. Il progetto si sviluppa su un asse a croce orientato nord-sud, una passeggiata naturale su cui affacciano tutte le funzioni che il nuovo complesso ospita. La nuova chiesa parrocchiale avrà un corpo compatto così articolato: gli spazi per le attività liturgiche, le opere parrocchiali e l'auditorium, la casa canonica, l'area per le attività sportive. In particolare, ingresso con portico e campanile, aula liturgica, battistero, altare mariano, penitenzieria, cappella feriale, sagrestia e spazi di servizio, sala d'ascolto per la comunità, opere parrocchiali, casa canonica, auditorium, palestra. Sarà un edificio dialogante che nelle sue forme essenziali dichiara il suo essere una chiesa. La riconoscibilità si fonda su figure simboliche quali il portico, il campanile, il rosone, il chiostro. Gli spazi esterni sono articolati in successione: il sagrato verso la città, il sagrato verso la campagna, il teatro verde, la passeggiata naturale, le fasce alberate e l'albero che accoglie, l'hortus conclusus, la fontana, l'uliveto luce, il tetto giardino, i campi sportivi nel verde attrezzato. La nuova chiesa parrocchiale sarà realizzata con grande attenzione alla sobrietà e ai principi di economia circolare. Le strutture in elevazione saranno costituite da muri di grande spessore in blocchi di laterizio microporizzato. Le coperture saranno realizzate con una struttura a tralicci di legno lamellare certificato FSC. L'edificio si baserà sui principi energetici sul modello Passive House. L'aria captata in quota dal campanile verrà convogliata in un sistema geotermico orizzontale e, pretemperata, immessa nell'aula. Tutto il sistema di ventilazione potrà essere off-grid, alimentato dai pannelli fotovoltaici posti sul tetto dell'auditorium. Si prevede un sistema di raccolta e riciclo delle acque piovane per usi irrigui. La luce, che scende dall'alto, induce all'incontro con Dio in un movimento orizzontale che dalla penombra dell'ingresso porta verso la luce dell'abside. Il soffitto verrà utilizzato come un grande diffusore acustico, senza necessità di amplificazione. L'onda acustica si diffonderà così in modo da garantire la massima intelligibilità del parlato. Maria Immacolata, San Giovanni Battista e il protomartire Stefano ci accolgono sull'Imen e ci indirizzano al Cristo Salvatore. Le opere d'arte saranno così collocate: portale, agnello pasquale, ingresso, acqua santiera, navata centrale, exultet, presbiterio, Cristo risorto, penitenzieria, Santo Stefano, altare mariano, Madonna Odigitria, navata laterale, Via Crucis, battistero, San Giovanni Battista, cappella feriale, formelle uva sole e pane sole, Cristo risorto. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'agnello. La nuova chiesa sarà lampada sempre accesa per accogliere e indicare la via a tutta la comunità di Fiano Romano.